Oggi, 11 settembre, festeggiamo Santa Teodora, penitente del V secolo. I santi di nome Teodoro sono 34. Uno lo abbiamo incontrato il 22 aprile ed abbiamo allora accennato che questo nome significa in greco dono di Dio. Il femminile Teodora è uguale e inverso al nome Dorotea. Gli agiografi citano 7 sante Teodore e delle 7 la più celebre è certamente Teodora imperatrice, la cui festa cadrebbe l'11 di febbraio. Ella fu infelice e virtuosa consorte di Teofilo, imperatore di Costantinopoli ed iconoclasta, cioè persecutore di chi ammirava e custodiva le immagini sacre. Santa Teodora visse nel IX secolo e non va confusa con l'imperatrice di Bisanzio vissuta nel V secolo. E questa non santa, ma moglie del grande imperatore e legislatore Giustiniano. Di quest'ultima è celebre soprattutto l'immagine che ci è tramandata negli stupendi mosaici di San Vitale a Ravenna, dove l'imperatrice appare col suo seguito, regalmente parata ed adorna di gemme, coi grandi occhi neri magliosamente assorti in una sovrumana lontananza. Se la Santa Imperatrice è la più celebre, la Santa Teodora di oggi è certamente la più pittoresca, grazie alla leggenda fiorita sulla sua misteriosa figura di penitente, vissuta, ma non è ben certo, nel V secolo. Narra dunque la leggenda come Teodora fosse maritata ad un gentiluomo di Alessandria, in Egitto, e che un bel giorno, anzi un brutto giorno, avesse ceduto alle lusinghe di un appassionato ammiratore. Subito dopo, pentita della propria infedeltà, abbandonò la dimora coniugale e per mortificare il proprio corpo si travestì da uomo, entrando in un monastero. Si faceva chiamare Teodoro e nel monastero, sotto le mentite spoglie virili, ella conduceva vita asperrima, infliggendosi penose penitenze e sobbarcandosi i lavori più pesanti e più umili. Nelle mortificazioni di Teodora finirono qui. Un giorno una ragazza sedotta accusò il monaco Teodoro di essere padre del proprio bambino. Si penserebbe che per la santa fosse giunta l'ora di rivelare la propria identità e dissolvere così ogni sospetto. Per più umiliarsi, ella subì invece la turpe calunnia e accettò di allevare il bambino accolto nel monastero. Quando colui che tutti ritenevano il monaco Teodoro morì, non ancor vecchio, il peso di quella colpa gravava ancora sul suo nome. Soltanto quando il corpo venne composto nella bara, la sua vera identità fu scoperta e le virtù di Teodora commossero ed edificarono tutto il paese nel ricordo della sua lunga e segreta penitenza, della sua ingiusta umiliazione, accettata per amore dell'innocente che soffrì e morì per tutti i peccatori. Se la leggenda di Santa Teodora è pittoresca, anche se favolosa, non meno interessanti sono i detti, probabilmente autentici, che di lei ci sono stati conservati. Per entrare dalla porta stretta bisogna lottare. Ella disse una volta, gli alberi non dan frutto se non han conosciuto l'inverno e le sue intemperie. Questa vita è il nostro inverno.
non avremo il cielo senza tribolazione e tentazioni. Un'altra volta ricordò l'episodio di una anacoreta, il quale, nel deserto, scacciava i demoni. Che cos'è che vi fa fuggire? Il digiuno? No, rispose. Noi non mangiamo né beviamo. Le veglie? No, noi non dormiamo mai. La solitudine allora? No, noi abitiamo i deserti. E allora, che cosa vi fa fuggire? Niente può vincerci, risposero i demoni, tranne l'umiltà. Bastano questi due insegnamenti della santa anche senza ricorrere alla pittoresca leggenda per dimostrare che Teodora fu cristiana di virile eroismo e chiaramente vide nella penitenza e nelle tribolazioni la via più certa verso la perfezione e nell'umiltà, vissuta fino all'umiliazione, il luminoso suggello della santità. Oggi festeggiamo anche i Santi Proto e Giacinto, martiri nei primi secoli. San Pafnunzio, vescovo del IV secolo, San Paziente, vescovo del V secolo, e tutti i santi del Paradiso, pregate per noi. Amen.